Decisamente pessimista, che dice: se vendessi candele il sole non tramonterebbe mai. A quanto pare invece oggi col meteo abbiamo avuto fortuna. Il sole splende alto nel cielo azzurro, non c'è nemmeno l'ombra di una nuvola e una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio. Il tempo è perfetto per giocare una partita di pallone e, come detto, non c'è neanche bisogno delle candele. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. Nel frattempo la gara è iniziata. Pastore, Cristante, Perotti. Hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. La Roma non ha ancora mai perso fuori casa, dimostrando di essere davvero forte lontano dal proprio stadio. Sensi, palla in avanti verso il compagno. Caputo. Di Francesco. L'idea era buona, ma non è riuscito a trovare il compagno giusto. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Pericolo! Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Zaniolo. Di Francesco. Caputo. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Berardi. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Il Sassuolo non ha fatto bene nell'ultimo turno e a finire sul banco degli imputati è stato soprattutto il tecnico. Io, Fabio, solitamente odio criticare gli allenatori. Spesso sono messi sotto accusa anche quando non hanno colpa. La Roma al calcio di punizione. C'era spazio. Palla in mezzo. Cerca la soluzione aerea. E c'è il gol della Roma. Ed è il primo gol della gara. Bello il cross, ottima conclusione. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Marlon. Pedro Biang. Tolian. Berardi. Caputo. Riesce ad intercettare. Kluivert.
Karsdorp. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Cristante. Spinazzola. Zaniolo. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Pollirola. Marlon. Sensi. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Sensi, ottimo il fraseggio. Pronto, bella risposta di Olsen. Kluivert. Perotti. Tocco preciso. Prova la soluzione in fascia. Cristante. Ci mette il fisico e conquista il pallone. E gli prende splendidamente il tempo in scivolata. Cerca il compagno in area. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Karsdorp. Kluivert. Marlon. Di forza. Berardi. Karsdorp. Riconquista la palla. Zaniolo. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Ecco un pallone in avanti. Cristante. Partita si è accesa subito, non erano ancora trascorsi 10 minuti dal fischio iniziale. Già un. E così siamo evidentemente sull'1-0. Può segnare da lì. Da lì può segnare. Si prova il tiro. E il pallone finisce in rete. E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. E con questo segna una doppietta, davvero una grande partita. Dunque. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Di Francesco. Perotti. Cristante. Siamo stati testimoni di un tremendo 1-2. Partita che ha quindi preso una direzione ben precisa. Kluivert. La mette in avanti. Di Francesco. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Cristante. Kluivert. Gran colpo, grande parata su una palla insidiosa. Cerca un varco con un pallone lungo. Di Francesco. Traoré. Che l'allenatore farà scendere in campo dal primo minuto dopo diverse partite. Di Francesco. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo.
Pallone filtrante a superare la difesa. E passa. Ottimo intervento. Traoré. Sensi. Pallone lungo in verticale. Traoré. Sensi. Pedro Biang. Tolian. Berardi. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Il Sassuolo al calcio di punizione. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. C'è il colpo di testa! Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Karsdorp. Berardi, Obiang, ci mette il fisico e conquista il pallone. Riceve un pallone interessante. Karsdorp. Kluivert. Bell'anticipo, pericolo sventato. Caputo, qui deve tirare e non trova la porta davvero per pochi centimetri. Ha provato ma niente di fatto, non si darà per vinto Fabio, ci riproverà. Sola. Zaniolo. C'è la palla lunga in avanti. Cristante. Berardi si libera alla grande. Cerca l'uomo là davanti. Traoré allarga il gioco sulle fasce. Alla colpisce. Bella risposta di Olsen. Karsdorp. Zaniolo. Cristante la gioca a sinistra e trova il compagno. Preferisce il retropassaggio. Allontana il pericolo. Palla riconquistata immediatamente. La mette sulla sinistra. Zaniolo. Trova il compagno in ottima posizione. Cerca lo spunto. E l'estremo difensore si supera. Gli lega la gioia del gol, che parata! Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Pastore, vero specialista sui calci d'angolo, attenzione. Berardi, prezioso anche in interdizione.
Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Gioca una palla lunga. Non impensierisce la difesa. Perotti. E trova bene il compagno. Lungo passaggio in avanti. Provano a ripartire da dietro. Pollirola. Di Francesco. Tolian. Pedro Biang. Tolian. Berardi. Tolian. Berardi. Un'altra azione in copertura. Scodella in avanti. Il Sassuolo al calcio di punizione. Sensi sul pallone. Tolian. Non riesce a mantenere il possesso. Cristante. Ecco il tiro. E trova un gol incredibile. Questo è un gol stupendo. Stupendo. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Cristante, grazie a questa rete, ha messo a segno il secondo centro in questa stagione. Zero dunque. Sensi. Tolian. Berardi. Tolian riceve in posizione interessante. Kluivert. Cristante. La Roma è in vantaggio mentre si avvicina la pausa. Ecco Perotti. Qui marcatura asfissiante. Pastore. Zaniolo. Di forza. Ottimo disimpegno, fondamentale. La gioca in profondità. Occasione per il contropiede. Perotti. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Il portiere la calcia lontano. Passaggio intercettato, si interrompe il fraseggio. L'appoggio sulla fascia. La Roma al calcio di punizione. Vedremo cosa salterà fuori da questo calcio di punizione. E questa può essere un'occasione fondamentale. Pastore. Corpo all'indietro e palla alta. Tolian. Pedro Biang. Traoré. 5 giri di orologio per andare a riposo. Berardi. Pallone dentro. Palla intercettata. Traoré. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. In questa azione
mancata un po' di inventiva forse, cercavano lo spazio per affondare, però non l'hanno trovato. Sensi. Cristante prova a fare tutto da solo. Azione fallosa, nessun dubbio. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Pastore. Sicuri in fase di palleggio. Passaggio sulla destra. Kluivert prova il cross. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. E va a colpire di testa. E il portiere ci arriva con la punta delle dita. Marlon. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Pedro Biang riceve la palla. Berardi, cross di Berardi, e il portiere fa suo questo pallone in mezzo. Zaniolo. Kluivert, ottimo intervento, ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Perotti si lancia sulla fascia sinistra. Pastore prova a verticalizzare, cerca un'azione veloce. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Pastore, c'è la palla lunga in avanti. Zaniolo. Primo tempo che si conclude dunque qui. Tre lampi stanno decidendo questa gara dopo 45 minuti e la partita sembra avere già un padrone. Siamo solo a fine primo tempo, ma come ti piace dire, Fabio, hanno già messo la gara in ghiaccio. Non hanno avuto alcuna pietà delle debolezze degli avversari. 3-0 all'intervallo, adesso dovranno più che altro gestire la gara. E si ricomincia a giocare. I due allenatori schierano di nuovo in campo le stesse formazioni. Kluivert. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. È davvero una bella serie di passaggi questa. Obiang. Ennesima palla recuperata. Bella apertura. Lungo passaggio in avanti. Di Francesco, occhio alla conclusione. Il fulso al portiere. Hanno ridotto lo svantaggio. Adesso due. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Francesco, ricordiamolo, ha portato a casa la terza rete nella stagione. Sassuolo accorcia lo svantaggio, che adesso è di due reti. Pastore. Spinazzola. Ecco Perotti. La Roma arriva a questa partita reduce da una vittoria bella ma sofferta nell'ultimo turno e ora deve concludere. C'è spazio, tenta la conclusione. Che
peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Un passaggio filtrante da manuale, ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Traoré, Pedro Biang, Sensi, Tolian, Berardi, Tolian, cerca il numero, alla peggio nello scontro di forza, Karsdorp, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Vediamo se può capitalizzare. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari, chiudendo loro la porta in faccia. Traoré. Mostrano un buon controllo del gioco. Berardi. Berardi. Bella risposta di Olsen. Che parata! Certo, non un intervento di routine. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. Calcio d'angolo battuto corto. Pallone verso il palo più lontano. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Cristante. Perotti. Pastore. Karsdorp. Buona l'azione sulla destra. Vediamo come evolve. Kluivert. Si riparte con un fallo laterale. La mette in mezzo. Bell'intervento difensivo. Pedro Biang. Berardi. Sensi. Prova a giocarla in profondità. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Kluivert. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Passaggio intercettato. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Il portiere si oppone. Traoré. Pallone lungo in verticale. Pedro Biang. Traoré. Non può sbagliare. Attenzione, ecco il tiro. E sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. Quando si tratta di lanciarsi a rete non si tira mai indietro. Grande azione questa, anche se non è riuscito a concludere come voleva. Sensi, la gioca corta. E l'arbitro dice che è ancora calcio d'angolo. Prova la giocata di fino. Traoré riceve il passaggio. Pastonki. Bella risposta di Olsen. Si esprime in un buon intervento. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Traoré decide di sfruttare la fascia. Di Francesco la mette in mezzo. Aveva un sacco di opzioni in area di rigore. Ha crossato proprio male in questa situazione. Spinazzola. Zaniolo.
Pastore. Zaniolo. Di Francesco. Spinazzola. Si rivincola e conquista la palla. Riceve in ottima posizione. Marlon. Sensi. Traoré. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Traoré. Sensi. Il Sassuolo al calcio di punizione. Ecco il cross. Intercetta il passaggio, pericolo. Zaniolo. La Roma potrebbe anche tirare remi in barca ed evitare inutili rischi. La qualificazione sembra cosa fatta. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. L'estremo difensore la calcia lunga. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Toglian. Berardi, autore di un assist oggi. Toglian. Pedro Biang. Traoré. Ha la possibilità. Occasione da rete. Berotti. Zaniolo. La gioca sulla destra. Kluivert. Zaniolo. Cristante. Oggi ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. Spinazzola. Raccoglie un passaggio dalle retrovie. Ottima la pressione difensiva. Sulla fascia. È libero. Buona lettura difensiva. Sarà però calcio d'angolo. Libera al momento giusto. Cristante riconquista la palla. Si ferma qui la manovra. Kluivert può calciare la rete. Ai, ecco che va il tiro. Spazza il più lontano possibile. Scatta verso il pallone. E il portiere ci mette una pezza. Sensi. Toglian. Passaggio in avanti. Caputo. Attenzioni indesiderate e marcatura uomo. Vita dura per i fuoriclasse offensivi. La difesa prova a limitare in tutti i modi possibili chi ha già dimostrato di saper segnare. Quando si è in tale stato di forma, è naturale ricevere un trattamento speciale dalla difesa avversaria. Bella risposta di Olsen. Kluivert. Cristante. Zaniolo. Intervento deciso, tutto regolare secondo l'arbitro. Cerca di pescare il compagno. Caputo! E insaccano!
Un contropiede perfetto, niente da fare per gli avversari. Il modo perfetto per finalizzare un contropiede, ma tutto è partito dalla determinazione e dalla velocità con cui hanno avviato l'azione. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Questo gol cambia gli equilibri della partita. Ora l'inerzia della gara è tutta a loro favore. Cristante allarga il gioco con pallone a sinistra. C'è l'opportunità per il contropiede. Caputo, Traoré. Proprio questo che devono fare, devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Infatti. Prova a giocarla in profondità. Caputo! Perotti. Riceve il passaggio. Recupera il pallone in scivolata, l'arbitro dice che si può proseguire. Karsdorp fa avanzare l'azione con il lancio lungo. La mette in avanti. Caputo! Da lì può concludere. Che sfortuna, può succedere, però un regalo così non andrebbe fatto. Con l'aiuto degli avversari sono riusciti ad andare in gol. Pastore. È davvero una bella serie di passaggi questa. Cristante. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Caputo. Di Francesco. Grande occasione. Occhio al tiro. E c'è il gol del Sassuolo. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Ha sbagliato, ha battuto il portiere, freddissimo. Non c'era alcun dubbio che avrebbe segnato. Fa sembrare facile tutto quello che fa. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara.
L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Non si può dire che sia contento della sostituzione, anzi, sembra piuttosto contrariato. Sai, quando si fa un errore come il suo, si vorrebbe avere il tempo per farsi perdonare sul campo. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Zaniolo. Ottimo il fraseggio. Una buona palla, spazio per cercare il varco. Riesce ad intercettare. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Vediamo se può capitalizzare. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. La Roma ha optato subito per un altro cambio. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Lancio lungo del portiere. Kluivert. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Pedro Biang. Traoré. Lungo passaggio in avanti. Caputo. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. C'è la palla lunga, in avanti. Kluivert. A quanto pare il loro periodo di imbattibilità sta per finire. Sembra proprio di sì, ma non è detta l'ultima parola. Ancora c'è un po' di tempo da giocare. Ma pensi che possano recuperare? Beh, è difficile, ma non lo escluderei. Questa squadra non molla mai fino all'ultimo secondo. Sensi. A sinistra con il passaggio. Il Sassuolo al calcio di punizione. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Traoré. Chance, bella risposta di Olsen. Può crossare. E l'arbitro, con l'assistenza delle guardaline, dice che c'è stato offside. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Perotti. Arriva Cristiano Ronaldo. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Ultimi 5 minuti da giocare, più eventuale recupero. Zona Cesarini, c'è ancora la possibilità per un assalto, forse anche per un gol. L'appoggio sulla fascia. Bella per... Bella risposta di Olsen. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Cristiano Ronaldo, ancora fuori dall'area, riceve un pallone interessante, ha spazio sulla fascia, va in, il pallone spinge! Il Sassuolo al calcio di punizione.
Marlon. Sensi. Traoré. Pallone lungo in verticale. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Il tempo sta per scadere, devono darsi una mossa. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Pollirola. Traoré. Di Francesco. Prova a verticalizzare. L'arbitro controlla il cronometro. Cristiano Ronaldo. Può cercare il taglio in mezzo. È entrata! L'ha infilata nella sua rete! L'autogol è sempre frustrante per chi lo fa. Ti senti in colpa per aver deluso i compagni. Hanno trovato il gol, anche se devono ovviamente ringraziare un po' di fortuna. Pollirola. Ha bisogno del sostegno dei compagni in questo frangente. Kluivert. Tolian. Magnani. Sensi. Pollirola. Di Francesco. Traoré. Pedro Biang. Sensi. Zani. E l'arbitro dice che può bastare. È stata una partita ricca di gol, nessuno è riuscito a prevalere. Come giudichi la partita che abbiamo appena finito di vedere? Se entrambe le squadre avessero giocato rispettando il loro potenziale, non ci sarebbe stata storia. È stata una gara deludente, soprattutto per una delle due compagini. Il pareggio ci sta tutto. Solo pochi secondi ancora di collegamento.